Buonasera. Che è smarmellato? Ah sì. E che due balle però. È incredibile. Ehi, eccomi! Buonasera dal 1984, giusto il tempo per la cena! Ti si è fottuta la scheda video? Perché CPS? Ah! Scemo! Vito Hotline 800 869 69, chiama e ascolta mentre cucina la lasagna. Oh, ma è incredibile! Entro in live, boom, telefonata. Devi sentire l'audio, che è una delle robe più belle di questo gioco, eh. L'ho rigiocato ancora un pochettino, sono a 78 minuti, segna Steam, ma... Procede, procede bene, lo adoro, cioè veramente esteticamente è una delle robe più belle che abbia mai giocato. E devo dire che funziona un sacco anche più o meno come gioco. Era una cosa che invece mi ha parecchio sorpreso perché pensavo fosse proprio legno. Daniele Frasca e Stone, sì, amo ragno. Tra l'altro vedo che non risponde un cazzo nessuno alle mail, ha risposto solo Patarico, che è una persona per bene. Ma se io non trovo la gente salta tutto, se non mi hanno risposto. Non è che prendiamo io e Stone e basta. Non è che sei una bella figa. Qui l'idea è fare un cazzo di mini raduno. Pure la Pippa di Pata potrebbe quantomeno presentarsi per salutare e poi andarsene. Non lo so che hai risposto, sì, l'ho visto. Ciao Sippo. Stavo sentendo Radio Romane, Sippo. Oh. Cioè, incredibile quello che rappresenta sto gioco, non facendo rivedere praticamente niente con sta grafica, ma è veramente, hai delle emozioni. Cioè, perfetto. Cioè, qui la sensazione di stare dentro un'arena viene mille volte meglio di quanto ho visto fare, che ne so, nei Far Cry, dove succede 100 volte. Se salta tutto andiamo al cinema il 24 a vedere Avengers. Io Avengers ho l'abbonamento, se vado al cinema vado a Warner Village, però, ve lo dico. Per inciso non sapevo che facessero pagare l'euro d'ingresso, ma Stone resta comunque un purciato. Sai che non la so sta cosa, Moragno? Mi sono perso alcune mail. Cioè, Stone ha detto no perché si paga l'ingresso. Che pezzente. Tra l'altro, digli che dei 3,50 euro va a me, quindi. Ah, lì c'è una cosa. Come ci vado là? È una cosa che voglio. Solo il problema è la levetta. Con la levetta non si abbassa. È una cosa che non capisco. Cioè, si muove, va in su, ma in giù non va. Devo fare la croce. Sta cosa mi sta mandando al manicomio. No, no, Moragno, ma dai, sti cazzi. L'idea è proprio sfruttare la cosa. Io ho già preparato dei sassi. Non c'è un metal detector all'entrata, vero? Ho preparato della roba di ferro per tirarti addosso. Quindi figurati. Però se c'è il metal detector potrei avere problemi. Il metal detector non c'è, perfetto. No, stanno scopando, guardali! Scandalo! Mi sono preso quella cosina. La volevo io. E perché c'è un checkpoint qua? Ah, ok.
The Castle is on the other side of the river. Ah, io sto prendendo i pezzi per migliorare la mia astronave. Ne ho presi 2 su 3. Quindi qua non faccio niente. Sto chiedendo di mettere la gabbia tipo nei film dei Blues Brothers. Ma in realtà quella roba nell'America del Sud credo che ci sia spesso, Moragno. Perché ho risposto a vita e non a tutti? No, usate risponde a tutti, cazzo, è fatta apposta. È un po' tua madre zoccola, però. Rispara? Prima che c'avevo, scusa. Certo, mi dovevi menare. Mi sta gonfiando mazzate questo. Oh. Io le sparo, perché è invulnerabile, non ho capito. Molto male. Stanno giocando ai videogiochi. E lì c'è un glitchettino grafico che voglio. Sto un po' fallendo con sta pistola, però. Guarda che bella pure la transizione che ti segue. Guarda che è tanta roba sto gioco tecnicamente. No, no, no. Ah, finiti i proiettili, porca troia. E questo col coltello fa malissimo, però. Non voglio morire. Oh. Ah, perché c'ha l'accetta, non il coltello. Come si chiama la tua banda? Le concubine di Trio. Sarebbe molto bello, sì. Allora, quello gioca, non mi senti a petta? Very colorful. It's a memory catcher, but I can focus on the characters. Non posso salire, se io voglio andare là, non riesco a fare le cose. No. Cioè, guardate che bella la discoteca, guarda. Picchiarli tutti? La Madonna. Strage. Non vedo più. Non è facilissimo capire dove sto, infatti. No, non posso andare nell'altra schermata, quindi devo picchiarli tutti e basta. Un'arma avrebbe aiutato, immagino, in questo senso. Stanno morendo, però, te ne vedo di meno. Ho fatto più vittime della disco dance, signori. Zio Filero si è abbonato a Twitch Prime. Ma grandissimo, zio. Ancora con questo schifo che ti abbiamo fatto di male. Ammazza, questo onestamente, zio, devo dire, pensavo fosse un gioco che tu con la tua classe potevi apprezzare. Ciao, Anto. Vai col martello con il boy. Ciao, The Bear. Anto, ho fatto leggiana, sono veramente fortissimo stasera.
Devo inseguirlo? Ho fallito già. Ovviamente della storia ci sto capendo veramente un ca. Oh 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 oh. No, fallito. Ma abbiamo salvato. Steam che è morto, io non lo ricordo sinceramente che era morto in questo modo. Senza connessione online. Ma tipo ti ritrovavi. Oh. Ah, è già morto. Io se non ammazzo due cari al giorno non chiudo la live. Certo, pure la scivolata fai, allora sei forte. Sono, dicevo, Anto, prima sono veramente saltato a sto gioco. Ciao, Real! No, no, ma dicevo in generale, non oggi. Poi non l'ho notato perché quando sono passato da questo a Monster Hunter mi diceva non puoi passare i salvataggi. Quindi assolutamente sì, ma è. Non ricordo storicamente che sia mai successo prima di oggi, magari è successo mille volte. Sto cazzo, sono bravo a sto gioco, però. Se lo finiamo prima facciamo un po' di Yoshi, che oggi non l'ho toccato proprio, altrimenti rimaniamo qua. Una live di gran classe. Devo registrare assolutamente un giochi giocandoli comunque. C'ho mille giochi di cui parlare come al solito. E a breve lo farò. Forse potevo lasciarli litigare un attimino da soli prima. Come procede Yoshi? Meglio o peggio di Woody? Guarda Pata, ciao Brusim, il mio nuovo streamer preferito. Jim ha chiuso la live, quindi rivedo ancora dal maestro. Come procede? Procede che mi sta piacendo. Secondo me esteticamente è bellissimo. E credevo fosse sotto Woolly World, invece è proprio bello. Cioè c'ha dei livelli incredibilmente belli, con dei materiali che sono una figata. La cosa del 100% ovviamente gli aggiunge tanto, ma è pure discretamente una rottura di cazzo. Cioè ho smadonnato. E smadonnare con Yoshi forse non è proprio il massimo. Però vediamo, per adesso ho fatto le prime tre zone. Se è così posso soffrire, se diventa peggio no. Però comunque aggiunge tanto, perché il livello quello con Yoshi robot, per esempio, farlo solo per chiuderlo e farlo cercando di fare i punti cambia completamente il gioco. E quindi mi dispiace poi non sfruttarlo. Vediamo, vediamo. Gli dà un bel po' di sfida comunque di rogna, devi stare attento. Che è una sfida non in difficoltà, Sekiro. Però è una roba in cui devi stare veramente attentissimo a fare le cose. E non mi dispiace completamente. Potrei fare a tempo perso quelle. Oh no, c'è glitch. Ah, l'ho preso il glitch attivo. Questa fase è un po' fiacca qua, eh? Mi piace un casino l'audio poi. Guarda che nessuno si offende se ti fai un paio di tappe su Dirt Rally. Non limitarti solo weekend per portare giochi belli. Ehi Jack, grazie, 13 mesi, fantastico Jack. Devi venire più con noi però, Jack. Siamo scesi ormai di brutto sul video che ora commenta. Non ho ben capito se è colpa mia o una congiunzione astrale. Sulla difficoltà, secondo me il livello resta lo stesso. Non ho trovato livelli su cui ho smandonato eccessivamente. Per finire il livello al 100% di media ci metto 15. Madonna, no, io cazzo. Io ci ho messo un botto, pata. Ma tu sei sfigato, lo sappiamo benissimo. Io su un paio ho smandonato, perché poi basta che non vedi una cosa, vai al manicomio, eh.
Concordo con sì, una tappa del telli ogni tanto la potresti fare. Non importa se non leggi la chat, ti insultiamo comunque. No, in realtà mi devo mettere il bot. Il problema è, non è neanche quello, è che a volte mi scoccia spostare tutto per fare una sessioncina. You change your fate 43 times in this reel. Sono già morto 43 volte, dice lui. Lì c'è un altro glitch. Ma sapete che non ho capito neanche a che servono i glitch? Saranno... caratteristiche del personaggio, possibile? Guarda quanto sono astuto. The astutis man. Suka. Jack, Vito Iovara commenta, ha preso una riva troppo trash a volte. È vero, Jack? Mazza. Ora davvero a cena e poi vado a provare solo per voi stasera, che porti fino a che? Monster Hunter World sul canale di Antonio. Spiegami, Jack, che se si può migliorare, si migliora. Per le donnine? Perché sugli argomenti in realtà ho cercato veramente di invece tenermi assolutamente sulla qualità. La Beauvoir lo prendi? No, non ho preso neanche gli altri kit. Costa veramente troppo per quella cosa che ci devo fare io. Ovviamente c'ho tutto l'altro, il primo kit è ancora da montare. Abbiamo montato solo due pezzi con i nipoti, eh. Quindi no. Proprio no. Forse se fare tardi... facciamo le 11 in realtà. Su Monster Hunter non si stacca, non si scappa troppo sugli orari, eh. 21:23. Oh 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 oh. Direi che è meglio scappare, che dite? Salvataggio però si fa. Ah, ma sono piccoli questi. C'ha l'animazione che mi ricorda un sacco quella del protagonista di Riot. Cioè, non so se è uscito poi su Switch. Appare l'aiutino per non farti cadere, cioè da un certo punto di vista è molto moderno. Questa è una scala? Sì. No. Sarà un glitchettino. Mazza ferrata questo. La voglio però poi. E l'ho avuta. Lo faceva pure Prince of Persia. Cosa? Quella cosa di non farti cadere? Io ricordo Pitfall su Commodore 64 ed era di una cattiveria, Cristo. Non potevi sbagliare una sega. Lo ricordo perché ce lo mise alla sala computer che si faceva un'ora a settimana. Ci facevano far quello a volte. Veramente. Tra l'altro il corso di computer lo faceva uno, un professore di tecnica che secondo me non sapeva nulla di computer. Però ci avevano comprato per essere lì nel 94, ci avevano 5-6 Commodore 64. Che era tanto per l'epoca. Mentre alle elementari, che stava a scuola privata, c'era già un corso serio di Basic, se non ricordo male, che ci fecero fare i quadrati, delle robe, e non mi ricordo che computer erano, però erano già computer seri. Un grande classico, il prof di laboratorio che non sa e soprattutto non c'entra un cazzo.
Faceva il passettino e poi si fermava. Ovviamente se correvi cascavi il botto. Questo è un vecchio, non lo ammazzo, dai. Our leader is in there. They say that once you get in, you will never come back. Se vai dentro, succhi. Madonna, c'ha un'illuminazione. Ma me lo fa venire duro proprio, guarda, veramente. Ah, la trappola. Mortacci tu. Un po' invisibile sta trappola. Ok, volevo saltare però. Ah, forse basta che gli passo sotto? Ah. Sarà mica così geniale. Però non cammina quando è abbassato, mi sembra. Non ha funzionato. Allora, vediamo un po' se attivandola. Ok. Portacci vostri, però. Tomb Raider, signori! Queste dovrò solo saltarle, immagino. Oh! Stardi. No, ho lisciato! No! Comunque anche c'è un point ben messi, non l'ho mai trovato noioso al momento. Bravo, bravo, bravo. Carved on the stone. Hai traslato, yes, you are dreaming. Non capisco manco che c'è scritto. Vabbè, tanto non posso fare niente. In realtà pensavo fosse un enimmino come quello che mi è successo prima. Stavo in una casa, c'erano dei simboli mentre camminavi e dovevi replicarli nell'ordine giusto. Dito, cosa dice l'etere romano sulla Rometta? Ma ormai è tutta una discussione sul nuovo allenatore, Conte, Beckenbauer, Sarri, in realtà. E poi grandi critiche, grande schifo, tutti disgustati, vendiamo tutti. E poi ci sono, ovviamente ci sono proprio due categorie. C'è Marione, che è l'unico che critica questa società dall'inizio e si domanda come mai la Sensi l'avevano sfondata e questi no. E ci sono questi che invece, niente, società non c'entra niente. Ma adesso è tutta colpa di Monchi, improvvisamente. Monchi che sta radio ha difeso veramente alla... Cioè, chiamava la gente, mi ricordo gli insulti. Ho capito un cazzo, il mercato è genio. Ha venduto perché bisognava vendere, il trading, la mortacci tua. Va via Monchi, mo lo chiamano il cretino de Siviglia, cioè, vabbè. No, dai, che palle. Monchi è un guru, ma non c'entra una mazza con l'Italia. Ma chi lo sa, Jack? Cioè, lui si è trovato qui e gli hanno detto: guarda, qua ci stanno 250 milioni di buffi, dobbiamo vendere. E lui ha fatto quello che farebbe uno che deve gestire una società con i buffi, che non gliene frega un cazzo della Roma. Vendi tutti. Che è quello che fecero alla Lazio. Il problema è che nel calcio, quando hai venduto tutto, non c'hai più un cazzo. E quindi poi fallisci perché non vai in Champions. Il Milan vince, già gioca oggi. Palle. Allora, io vorrei fare... perché... Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Cioè, ma
state vedendo che arma c'ho? Ho preso pure un puntino. C'ho una mazza ferrata che li sdereno se vengono. Trappolette, bastarde. E dai, 18, no, però. Zonzi 30 milioni. Perché poi quando fai trading fai le cazzate, però sì, può dirlo adesso. Zonzi è una stupidaggine, è molto facile. Perché io sta storia l'ho già vista con la Lazio. Cioè, un conto tu c'hai il giocatore forte in casa, te lo tieni, un conto che vendi, provi, poi qualcuno che te va male, no? Guardate Luis Alberto. Luis Alberto per un anno è il fantasma, non è un giocatore di calcio. Poi dopo l'anno dopo è un fenomeno. Poi quest'anno per 6 mesi non va. Sta in un ambiente che non t'aspetta. Capite che non è facilissimo, Certo, se la cazzata di Zonzi è che se vuoi far trading non puntare sui trentenni, perché adesso non lo rivendi. Questo è. Ma sta giocando Donnarumma, non si era infortunato? Ah, milanese, vabbè. Vediamo che sono pippe pure con noi, ma. Milan non benissimo, a me frega solo della Coppa Italia, è più del quarto posto. Quarto posto frega solo se devo far soffrire a Roma. Sta facendo la stessa parabola di Felipe Anderson, Luis Alberto. No, Jack, molto diverso in realtà. Perché Felipe Anderson è stato più o meno quello. Cioè, interessante, ma niente di eccezionale per tutta la sua carriera, tranne 8 partite con Pioli in cui sembrava Maradona. Ma poi Maradona. Luis Alberto invece ha fatto una stagione ottima. A Milano ha fatto un partitone. Cioè, adesso da un paio di partite è tornato ad essere un giocatore di calcio. Un giocatore di calcio per la realtà della Lazio molto importante. Bakayoko fino a 2 mesi fa sembrava peggio di Nzonzi, ad esempio. Sì, dai, non. Sul mercato è complicato. Quando ti metti a fare 20 operazioni l'anno, secondo me le cazzate le fai, non c'è niente da fare. Ti capita una stagione in cui tutto va male, pure quelli decenti sembrano terribili. Guardate Zaniolo. Zaniolo adesso tu lo guardi, quelli dell'Inter sembrano dei deficienti, ma guardate che non ci credeva nessuno in Zaniolo fino a 5 mesi fa. Sì, vabbè, meglio di Maradona, sto scherzando, dai. Però fece 8 partite veramente incredibili. Sembrava un giocatore non da Lazio. Infatti dico, speriamo che cala. Perché quando cazzo te lo puoi riuscire a tenere poi? Ovviamente. E quello era troppo per Lazio. Era come Milinkovic l'anno scorso, no? Pure Milinkovic l'anno scorso era un giocatore della Madonna. Quest'anno dove vendi col cazzo a quei cifre? Qua sapete che devo correre, secondo me? Solo per prendere quella cosina? Fatto palo. Ah no, voleva proprio che prendevo la leva, cazzo. Calcio è strano, non è una scienza esatta, quindi. Certo, Pastore. Ecco, secondo me la critica più che Nzonzi è Pastore. Pastore è un ex calciatore da 5 anni. Lì fai proprio l'errore perché c'è. L'unica che non sbaglia e non si sa come cazzo fa è l'Atalanta. Tutti gli anni pare distrutta. Ma sai cosa, Real, invece? Che all'Atalanta la cosa buona è che se sbagli la stagione, ma chi te se incula? Cioè, stai a capire? Fanno tutti così alla Lazio come mai. Boh. Non so cosa intendi, Jack. Spiega di meglio. Quest'anno ha giocato tutti male, in realtà, mezza stagione. Secondo me hanno fatto qualcosa nella preparazione per arrivare meglio a questo periodo dell'anno, visto che l'anno scorso erano letteralmente crollati e ci abbiamo pagato 8 mesi di merda. Queste cose le provano a fare. Lazio adesso sta bene fisicamente, che non vuol dire che vince lo scudetto, che batte tutte, però gioca a pallone. Quello è vero, però è il terzo anno che migliora nonostante ogni anno smantella. C'hanno sicuramente i talescout della Madonna, un bel settore giovanile, e però c'hai pure che puoi sbagliare, capisci? Quello secondo me ti dà comunque tanto. Puoi prendere dei giocatori rischiosi che non puoi prendere alla Roma. Quello sotto cosa faccio? No, vado a salvare. No, vaffanculo. Cioè, Lazio si è potuta permettere di prendere Milinkovic, che è un giocatore. Ah, sto sotto io. Che non.
che non puoi prendere alla Roma, per esempio, perché te deve aspettare 2 anni. Per 2 anni Milinkovic non sapevi neanche che faceva in campo. Il terzo anno campione del mondo. In una squadra forte ti levano dal cazzo prima perché non servi. La Lazio invece sta lì, ci punta, ti aspetta, non c'ha grandi ambizioni, chi gli frega? Ah, ha chiuso proprio qua. Fagannup. Vitale, mi sento a dovere di alzare il livello del discorso, perciò ti voglio chiedere. 1. Che ti sei mangiato oggi? 2. Quando ti metti a dire? 3. Epic Storm... guarda, sta dieta sta fallendo proprio. Epic Storm merda, sti cazzi. Mi sono mangiato mozzarella e peperoni. Peperoni lessi, quindi sicuramente. Ma il problema non è quello che mangio a cena, sono le schifezze. Ciao Iaci! Sapete altrove, dopo i primi 4 mesi che non ha segnato, sarebbe stato già venduto. Lì hanno aspettato e gli ha risposto sulla mano. Sì, sì. Ma secondo me è una pippa Zapata, tra l'altro, eh. È uno che messo bene in un bel contesto di calcio può far bene. Oh. Che fai? Oh. L'ho fatta, no? Ok, direi che questa cosa no, quindi devo fare tutto il giro de Peppe. Molto male, molto male. Ma non era tutta down Steam? No, è down l'online. Di Steam ma credo si sia anche ripreso, eh. Cioè, i giochi potevi giocare, non potevi salvare i salvataggi in cloud o andare online. Dico, Monster Hunter World online non potevo. No, che fanno? Come cazzo fa andare down che non vanno i miei giochi? Io, ma sei matto? I giochi stanno sul disco, eh. Beh, la Roma di bersi giocatori ne è piena in questi anni. Ma quando fai trading è così, però, Sippo. Cioè, è evidente che sbagli. Però ne avete presi pure un sacco molto buoni e poco, eh. Secondo me non ha fatto malissimo Sabatini. Solo che vi siete indebitati il Cristo del Dio. Sta roba, prima o poi la paghi. Appena sbagli una stagione per motivi vari... sono picci. Io voglio proprio vedere che fate se state se non andate in Champion. Io ho tirato la leva e là non si è fermato niente. La vedo ma la sento. Extra Amno, grande. Ma quindi non devo andare. Ah, ho aperto la leva di là io. Brigate. Mo' ho capito. Ho aperto quella dove non passavo prima. Pallotta vende ristorante di Boston. Se Steam è down, il client non si avvia. Però tu in teoria puoi far partire uguale il gioco, Anto, no? È tornata Paletti CGA. Beh, lo sto finendo, non dovrebbe durar poco. E mi sta piacendo un sacco, devo essere onesto, ma proprio... Porco puttana, voglio maledetto. Non mi fa ripartire, non mi fa ripartire. Bello... mediamente easy, cioè non scorbutico, però giusto. Fa fare tutto, lo fa fare. No. Qui ho fallito proprio. A meno che non sia aperta questa cosa sotto e faccio un pompino agli sviluppatori, guarda, col cazzo. Niente pompino. Ah, corre pure in basso, però non l'ho visto. Ma quindi mi devo riprendere anche il jetpack o quello me lo lascia, secondo voi? Quello me l'ha lasciato, ottimo. Diciamo quanto sei online, potessi provare a intervistare gli sviluppatori. Sì, non è esattamente roba per me, Yash. Cioè, se io chiamo uno sviluppatore, mi dico non faccia, capisci? Coi miei numeri. Altrimenti mi sarebbe piaciuto un sacco anche quelli di The Exorcist di Roma, che è un gioco che ho adorato, però non è roba per me.
un giorno, se cresceremo abbastanza, potrei farle queste cose. Chi lo sa. Tra l'altro questo gioco qua lo vedo perfetto per Kenobit, però è proprio roba loro. Bello com'è questo concentrato d'arte. È bellissimo, io ne sono innamorato. Questo è veramente una delle robe più belle e artistiche su cui abbia messo mano, cazzo. Qui c'è veramente una qualità e un gusto estetico. Sto un po' fallendo con la presa. E c'è anche il gioco, cioè, la sorpresa è c'è anche il gioco. Ah, ok, ma pure i numeri credo non siano mossi. Beh, per l'indie, secondo me, i loro numeri sono ottimi, A differenza dei miei, quello che fanno loro ci sta, insomma, che invogli qualcuno. Che perché questo gioco qua io non credo che abbia avuto sta grande risonanza. Mi serve un po' di telecamera, se no... Falli. No! Molto male, molto male. E dai! Che pippa infame sono. Vedi, qua è gioco. È gioco un po' Lion Trophy Show, ma è gioco. Niente, il problema è che se non arriva la palla vicino non c'ho la visione sul campo e quindi non posso prendere bene la rincorsa. Per questo l'ho sbagliato io, che sono stronzo, che è diverso. .20:07, abbiamo ancora molto tempo. Sono in live da 38 minuti. Però l'ho giocata anche un po' non in live. In totale credo sia 78 più 38, quindi intorno ai 100 minuti. Insomma, Antonio ha detto che 2 ore e qualcosa se finisce. Vedi, se guardo non c'ho proprio il tempo, perché va anticipato il salto. Ok, ce l'ho fatta. Sono fantastico. Questa non te la lascio neanche sotto. Oh. Prega, ragazzo, laggiù. Ha pregato? Credo sì. Qualche problema con la discesa. È un boss questo. Mazza, io non c'ho nessuna. Ah, un boss da picchiare? Allora, superarlo. Oh. Certo. Come lo stava a gonfiare botte prima? Sono arrivato in 31. Ha già battuto? Troppo forte prima. Oh! Ora prendo questo crocchietto che ti riporta alla sua nave madre. Ciao Watchman! Buonasera signor Paul. E quindi adesso dovrei poter andare a sto minchia The Castle. Perché le tre zone che erano un po' facoltative le ho fatte. Vedete, power 100. E adesso vado, immagino, per forza là, esatto.
Sto teletrasporto sembra doloroso. E lui arriva. Ma non era per la missione, era il teletrasporto che lo ammazza. Madonna, c'è una. Sono estasiato io, cioè è una roba che non mi aspettavo. Aspettavo bellino. No, anche la sezione sparacchina hanno vinto tutto. No, la sessione di moto. Ok, no, non è vero un cazzo. È morto da solo. It does not matter if you are dead or alive. Non importa se sei morto o vivo. Ah no, skippano. It does not matter. Cazzo. Just never forget one. Non dimenticare mai. Non dimenticare chi sei. Sì, la sessione non è andata la gra. Sì, secondo me ci stava, potevano inserircelo un minimo anche di guida. Era un sogno. Un occhio. Tuono agghiacciante l'obiettivo. Voi li vedete gli obiettivi? Mi sa di no, vero? Gli obiettivi di Steam, dico. Troppo giallo rosso per i miei gusti. Però stanno esplodendo i tifosi da Roma, quindi va bene così. È la spada più bella di sempre. C'ho una sensazione di potere che nessun action che ho giocato è mai riuscita. Il potere di Grayskull. Ah, però avevo subito danni, eh. Consiglio. Carichi della cazzo. Ok, i ragnetti esplodono. Quindi il piano è scappare, scappare, porco zio. Ah no, sono sopravvissuto. Mica. Ok, devo un attimino capirli meglio i ragnetti. Ma posso colpirli secondo voi? Se lo colpisco muoro. Proviamo, va. Infatti, lo sapevo. Ah, esplodono dopo un po', quindi basta andarmene un po' indietro. Ah. Hai preso un po', figlio di mignotta. Se ci vado correndo rischio. Ah, ma c'ho anche la corsa io. Un po' stupidino. Sucate! Ok, ho sbagliato tutto. Molto male. Il giallo!
Castore diceva che non c'era il giallo. Questa sarebbe molto ascensore di Metal Gear, in cui adesso arrivano 1000 personaggi da combattere. Per essere un gioco indie è pure implementata benissimo la vibrazione. Oh, cazzo. Inquietante in una maniera spettacolosa. Ah, è boss. Guarda che fotografia qua. Io vi dico che sto dalle parti del 10, no? Devo rispallare quella cosa. Molto creepy. Bravo Watchman, assolutamente la definizione giusta. Ma nel modo giusto, cioè non... Oddio. Ok, devo capire che devo fare. Ah, è cambiato. Sbaglio sempre tasto. Qua non ho ben capito che vuole. Quello che fa esplode? Allora, io con la crocetta faccio cose. Ah, ok, le guido uno per uno, forse ci sono. Sai che devi cliccare sul momento in cui cerchi. Hanno l'apertura tutti allineati. È una cosa che ho pensato, ma non capivo come muoverli. Adesso con la crocetta ho capito che posso muoverli. E cambiano colore, quindi probabilmente nel momento in cui cambiano colore e li allineo va bene. Allora, perché lui mi fa spostare da una... No, il colore lo cambiano se ci fai due, è giallo. Ah, forse li fermo. Ok, ok. Cazzo. Forse quando l'ho preso li fermo. Solo che c'hai veramente poco tempo per farlo. Ma poi dovrò capire in che verso vanno allineati. Ma più o meno ci siamo.
Anche perché non è che fa danno. Quindi. Allora, tipo. Porco. No, se schiaccio X mi attacco al K. Ah, eccolo. Ah, ho capito. Ho tutto capito. Sì, amo ragno, l'ho visto. Però se l'avevi visto Antonio non dovevi dirlo. Grazie a Dio il mio super cervello me l'aveva già fatto realizzare. La mia mente superiore. Però sono un coglione. No, dammi tempo però, porco. Allora ok, Omoragno, là ti è concesso. Ci siamo arrivati insieme con i nostri super cervello, ovvero. Allora, tac. 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 Ah, ma c'è più fasi di mortacci su. Ho pochissima vita però. Ah, porca troia. Ah, quindi qua basta che gli vado sotto. Ok. Yeah. Allora, gialla qua. Questa qua e questa qua. Gogol, ciao Gogol. Vabbè, se ce l'ho non è che posso fare finta di non avercelo un super cervello, eh. Cosa? Cosa? Te pareva? Ah, quindi adesso devo pure schivare i rompipalle. Ma pulisco o risponano all'infinito? Questa è la grandissima domanda. Dov'è? No! Cazzo, a 200. Molto male. Adesso mi fa ripartire dal primo e sbrocco o dalla terza fase e non sbrocco? Dalla prima e sbrocco. Perfetto. Un po' fail qua da farmi ripartire dalla prima fase. E invece no, e invece no, e invece bravi. Prima fase. Male, perché poi sta fase, una volta che l'hai capita, meno bene. Però bello pure la meccanica del boss finale, devo essere onesto. Dai GG, dai GG, dai GG, e te aro come una zucchina, su. Addio 10, eh? È sceso già forse a 9. Sta cazzata. Vediamo quanto tempo ci metto. Ah, ma non c'ho manco più la spada dell'amore adesso? What the fuck, perché?
Perché mi sarà tolta la spada? Sarà difficilissimo dopo liberarmi delle minchie. Io tutto questo. Beh sì, se muoio due volte sì, se lo devo fare 50 volte sbrocco. È molto semplice il mio super cervello in realtà. Però è molto veloce, pensavo che ci volesse di più queste prime due fasi, dai. Solo la terza andava veramente veloce, devi stare sveglissimo. E come la cambio arma? Io non so nemmeno cambiarla. Io non la vedo neanche su nel simbolino. Che palle. Te l'ho anticipato troppo. Ah, potevo ritornarci. Non me lo ricordo. 7 euro? Ah, ma lei sta sola. Lo faccio adesso, Anto. Allora, metti in pausa e guarda i comandi. LB, RB no. Select no. Ah, ecco. Ora ce l'ho. Boh. Come sono? 20. Ah, ci facciamo un tempo, dai, sì. Riproviamo, visto che ha detto Tony che puoi cambiare il senso di direzione cerchi, quindi non devi aspettare 2 ore ciascuno. Che però guarda i comandi solamente una volta arrivato al boss finale. E dove l'ha detto Antonio che posso cambiare la cosa dei cerchi e soprattutto come? Ma io il teorema di Idi lo sai che non lo rispetto. Non me frega un cazzo, mi si è dato una soddisfazione come pochi giochi degli ultimi anni, guarda. L'ho adorato, mi è piaciuto tutto il tempo da guardare. È come andare a vedere una bella mostra. Allora, toh, come si cambiava la cosa dei cerchi? Ah, ok, con la crocetta, perfetto. Easy. Grazie. C'ho la spada, so il cambio di direzione, so cosa fare, veramente cosa può andare storto. Tipo che mi prendono sempre ste palle nei mortacci tua. Sprock. Eh sì, sta cosa aiuta abbastanza. No! Proiettili in piena faccia, sì. Poi è facile evitarli, basta mettersi in mezzo. Sarebbe il caso di non prendere danni in questa fase per uscire dopo, ma che dobbiamo fare? Sbagliata subito, perfetto. Tac. Tac. E che porco di cavolo! Ma porco! Ah, però se faccio la rotolata alla fine lo vedo.
Ok, sui proiettili abbiamo imparato una cosa nuova. Molte doddu legnate. Era andata meglio prima. Quando non sapevo. No, ho sbagliato. Tranquilli, ragazzi. È tutto sotto controllo. Adesso c'ho lo spadone, lo sbrago. Guarda, è venuto pure subito in mezzo, proprio. E ha capito che non ce n'è per nessuno sto giro. Sì, va a 2-8 però. Dove deve andare questo? No, no, no. Sì. Tosta, oh. Ma mi ha ucciso. Prego Vito Iuvara, chiudi questo canale Twitch, abbiamo chiaramente perso, volevamo venderti una persona migliore, il vecchio Vito Iuvara si sta rivoltando nella tua. Aspettate che escono Cooking Simulator e Luxury Building, là su cazzi vostri. Tizi li evitavi, Anto? Io sto a evitare a lui, hai visto? Non la picchio, madonna. Allora, ta, ta, ta. E una. Esh. Le palle queste le evitavi, Anto, i proiettili, perché io ho qualche problemino. Perfetto. Stavo messo per culo al posto giusto. Mi si è spostato. Poi tra l'altro mi toglie il botto. Ok. Questa va su. Ok. Ok. Stavolta molto bene. Però mi ha tolto un proiettile. Mi ha tolto l'ira del dio. Quindi evito i tizi. Vado direttamente a Genoeffa. Che è chiaramente come si chiama sto boss. Tac, tac. Perfetto è stato sto scontro, eh? Non ho sbagliato un... No, ho preso un proiettile. Ti è andata bene che l'hai tirati fuori solo a suo fatto il 10 dopo il nome della zap. Beh, io non ho niente. Guarda, 10 è proprio... Ma che gli vuoi criticare sto gioco? Niente, è perfetto. Fa quello che vuole fare, dura il giusto, meccaniche interessanti, bello da giocare. Non ho proprio niente da dirgli, ok, questa cosa la potevi far meglio. Secondo me funziona nel suo contesto. Vediamo i crediti che sono curioso. Va benissimo, Yashi, ti regalo questo sogno. Stasera tanto tra un pochino passiamo sul canale di Antonio con Monster Hunter World che ci dobbiamo fare. Il Nergirante, là come si chiama. Costa 6 euro, ha appena detto Antonio, Shrapnel. Un orrore da vedere, funziona benissimo, dice. No, pure il prezzo giusto, secondo me. No, no. Hanno vinto. The Eternal Castle Remastered by Leonard Menchiari, Giulio Perrone, Danielo Vicinanzo. Rewritten by Leonard Menchiani e Manfredi Montemaggi. Additional Animation by Edoardo Bussetti. Additional Sound Design by Michele Pospisch. Music by Giacomo Langella. Additional Soundtrack by Ogre Sound.
Special thanks to Playsaurus, Lili Prigioniero, Roberto Menchiari, Benji Menchiari, Justin Ingelmo, Tamara Brunetta, Ulysses Gargel, Massimo Nazzeni, Ciadellis, Mauditore, Jeremy Folga, Giulio Vasquez, Francesco Guerriero, Simo Michel, Never Single Collaborator. Additional thanks to Epic Chani, Jordan McNair, Ron Gilbert, Richard Williams, e 1900. Thanks for playing, King Going Never Stop. Pito, mi racconti la storia narrativa del gioco? Ma la storia non si capisce, però secondo me è una cosa voluta, cioè non... va bene anche così. Meglio un po' nascosta che brutta in culo. Domani rilascia un aggiornamento per aggiungere video nei consenti speciali. Signori, è stato un piacere, soprattutto per me, perché questo gioco mi è piaciuto un casino. Noi ci si vede alle 21, quindi tra pochissimo, sul canale d'Antonio con Monster Hunter World e la mia nuove armi. Vito, hai formattato? No? Che senso, uomo? La storia non si capisce, 10-10 Vito voto. Ma non è, secondo me non era centrale, era bellissima l'atmosfera. Il vero gioco inizia adesso. You are now awake, you cannot predict your death, you cannot wake up, stay alive. Dai, Anto, vaffanculo, su, ma seriamente. Guardavi noi invece dello schermo del gioco. Che vuol dire, Antonio? Gli tolgo 2 punti se il suo gioco continua, te lo dico. Era tutto perfetto. Ho capito, ma è lo stesso gioco. Ah, vabbè, ma stira anche. No, no, sono d'accordo, vada, me lo prendo. È comunque conquistato, però potrei provare a dargli una chance. Sì, giusto per guardarlo. Signori, grazie, a dopo sul canale. Leonardo non legge, è più forte di lui, non legge. Ci vediamo tra pochissimo, ciao belli.